Missione compiuta. Il Carnevale di Viareggio è riuscito a raggiungere gli obiettivi di bilancio. Un pubblico pagante di 200.000 spettatori e un incasso complessivo di 2.370.000 euro, 50.000 euro in più di quanto messo a preventivo. Un risultato che sembrava impossibile alla vigilia di un'edizione rimasta in bilico fino all'ultimo, slittata a causa del Covid e condizionata dalla guerra, scoppiata la mattina di giovedì grasso. 300.000 euro saranno accantonati per ripianare parte del buco da 1.500.000 provocato dal Carnevale di settembre. Nel dettaglio, il corso più redditizio è stato il terzo, che ha toccato il primato di circa 583.000 euro. In crescita il martedì grasso. Bene, ma non benissimo, le ultime due sfilate, entrambe di sabato. Ma la scelta del prefestivo è stata comunque confermata anche per il 2023. La domenica è quella che coltiva e capitalizza il famoso turismo mordi e fuggi, no? Noi siamo convinti che Viareggio valga molto oltre questo e quindi diamo soddisfazione a quel pubblico con due domeniche e cerchiamo invece di promuovere un consumo più responsabile e sostenibile della città e del suo carnevale con delle permanenze più lunghe da parte dei turisti, mettendo i due sabato e anche continuando a coltivare il martedì grasso che ci sta dando soddisfazione dopo qualche anno. L'incertezza organizzativa di gennaio ha fatto crollare cumulativi solo 16.500, la metà del 2020, quasi tutti comprati a prezzo pieno a febbraio per un incasso di 711.000 euro. Ma la vera novità è il boom dei ticket online, 32.000 quelli venduti, erano appena 5.000 nel 2017, oggi valgono il 40% del totale. Facile dal web leggere la provenienza degli acquisti. Dopo la Toscana, la prima regione carnevalara è la Lombardia, seguita da Emilia e Piemonte. L'1,9% dei biglietti arrivano dall'estero, Stati Uniti in testa. Ora sotto con l'edizione del 150° anniversario, entro metà luglio la consegna dei bozzetti. Noi stiamo preparando il programma ora, lo prepareremo anche in consultazione con tutte le associazioni e le organizzazioni che in città si muovono, dai rioni alle associazioni che organizzano festival. Cercheremo di dare un senso di una città davvero complessivamente accogliente. Io credo che sia un peccato che tutto nasca e finisca sulla passeggiata con il corso del carnevale.